Le comunicazioni, le conferenze stampa disperate di questi ultimi giorni ci fanno capire che vi è un'ossessione nei confronti del metro cubo, vi è una disperata ossessione nei confronti di un PUC che non è mai stato chiuso, non è mai stato approvato, e questa non approvazione assume delle connotazioni come dire, di vitale importanza per chi non è riuscito in questo compito. Ci troviamo in una situazione di gravissimo disagio sociale, ci troviamo con una situazione di grande difficoltà per la nostra sanità, ci troviamo in una situazione drammatica per le casse comunali, ci troviamo in una situazione drammatica per la gestione della macchina amministrativa, che è completamente slegata e che non ha un'attività di coordinamento. Ecco, ci troviamo di fronte ad una situazione quindi ambientale di recupero di importanti attività economiche che abbiamo visto morire, come quella dell'agricoltura. Abbiamo una incapacità a mettere a frutto infrastrutture importanti come il porto, come l'aeroporto e come il Palazzo dei Congressi. Di fronte a tutte queste tematiche, il centrodestra parla solo del metro cubo. A noi interessa poterci confrontare con tutta la città per risolvere ogni singolo problema, ogni singola tematica. Questo lo stiamo facendo e questo è quello che faremo nel momento in cui noi andremo al governo. Più volte io, direttamente, senza stimoli esterni, ho presentato qual è la mia situazione come azienda, no? Non solo come la mia situazione personale, cosa che nessuno nel centrodestra ha fatto, non l'hanno fatto negli ultimi 10 anni e non lo stanno facendo in questa campagna elettorale. Nessuno del centrodestra ha detto: io ho questa situazione patrimoniale, mia, della mia famiglia o della mia azienda. Nessuno ha il coraggio di mettere davanti ai cittadini la propria situazione. Non l'ha fatto l'ex sindaco, che è stato sciolto dalla sua stessa maggioranza, non l'ha fatto il candidato a sindaco del centrodestra, non lo sta facendo nessuno. Quindi, come primo punto, noi diamo un messaggio di trasparenza dicendo che cosa siamo. Dall'altra parte sono tutti nascosti, sono tutti zitti, mandano avanti a parlare solo una persona che, più che parlare, appunto abbaia la luna, visto che nei suoi interventi anche parla di cuccia e di cucce di cani. La mia è una situazione che ha già una propria inquadratura in termini di trasformabilità, cioè la mia azienda è proprietaria di terreni su cui è già possibile edificare. Questa edificabilità è una edificabilità che ho ritenuto, e l'ho detto a fine gennaio, mostruosa. Oggi chiunque vada a chiedere un certificato urbanistico al comune di Alghero troverà oggi un'indicazione di C2 espansione, 1,5 metro cubo per metro quadro, 290.000 metri cubi oggi, che è la follia su 18 ettari. Il PUC non è stato approvato, quindi la situazione permane così come era presente fino al 1982, cioè il piano regolatore generale. E io ho detto che non ho intenzione di arrivare a fare questo tipo di investimento, nel senso di arrivare a costruire un'imponente volumetria, perché follia. Magari un costruttore, magari un emiro, visto che magari un importante investitore che opera in Costa Smeralda, attirato da parte del centrodestra e anche di recente, potrebbe pensare di fare, o un emiro di casa nostra, o uno sceicco di casa nostra, non so, potrebbe pensare di fare questo tipo di intervento. A me non interessa. Tant'è vero che nella mia primissima conferenza stampa parlai di un voler rinunciare a più della metà di quella cubatura, che già esiste e che io ho acquistato e che non pago perché uso soldi pubblici, perché è un investimento fatto con il sudore della fronte che viene ripagato ogni santo giorno con il lavoro della mia azienda, non quindi cose regalate.